Abbiamo cercato anche di consigliare, di confrontarci con la parte pubblica per accelerare e per facilitare i processi di accesso al farmaco. In alcuni casi abbiamo ottenuto alcuni vantaggi, tipo la spedizione delle ricette attraverso per via telematica, quindi l'invio dell'NRE al paziente e tramite quello l'accesso alla prescrizione, di spostare alcuni farmaci come i farmaci per i pazienti nadi, che potessero venirli a prendere in questa fase in farmacia senza costringerli ad andare in ospedale. In altri casi non ci siamo ancora riusciti e vorremmo farlo invece per quanto riguarda tutta quella che è la riabilitazione, quindi i presidi per diabetici, i presidi, le sacche, le placche per quanto riguarda la riabilitazione, per le quali avremmo voluto anche in questo caso trovare delle metodiche che vengano maggiormente a vantaggio dei cittadini. E per quanto riguarda la protezione individuale, mascherine, igienizzanti, alcol e quant'altro, ci sono ancora dei problemi? È un mercato che per noi non esisteva, che ci è scoppiato in mano con un difetto di approvvigionamento da parte dei fornitori che non le avevano. Comprendiamo quelle che sono le difficoltà e quindi si è attivata tutta una serie di soggetti, di produttori che hanno cominciato a importarle. Si comincia a trovare un po' di mascherine FFP2 che noi attualmente abbiamo tramite i depositi che sono certificate, che hanno la provenienza, che hanno tutte quante le indicazioni di norme e di legge. Quelle che non abbiamo mai trovato e continuano a essere di difficile reperibilità sono le chirurgiche. I dispositivi sono difficili da trovare, così come, non so, pulsossimetri, prodotti per misurare la saturazione d'ossigeno, i termometri per misurare la febbre a distanza. Lo Stato, la Protezione Civile, produce le mascherine chirurgiche, ha trovato un'azienda che gliele produce, non c'è problema, datecele, le distribuiamo noi in distribuzione per conto, cioè anche a margine zero, non è quello il problema. Consentiteci di andare incontro alle esigenze del cittadino, perché oggi non si trovano, io non ho le mascherine chirurgiche.